Allora, Vincenzo, siamo a Venezia, alla Biennale d'Architettura. E allora volevo sapere come hai usato la fotografia per raccontare Milano. Come Beh, l'hai interpretata questa cosa? sai che Milano è una città che si è sviluppata in maniera, per quel poco che io sappia, in maniera irregolare, no? Proprio con degli estrattori, con dei momenti di energia, dove però hanno potuto previsualizzare il futuro alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi è la città in qualche modo. E io ho usato queste tre finestre, ho creato queste tre finestre, dove ho cercato di eliminare tutti quelli che erano la temperatura nei vari punti dell'immagine, un po' spalmandola. Ho tolto il punctum, ho cercato di togliere Sì. tutti i punctum possibili, in modo che l'immagine potesse guardare te, più che tu guardare Sì, la fotografia. questo è vero, è una sensazione molto curiosa, cioè che uno sente guardando queste grandissime foto. Ma un po' anche perché abbiamo dovuto, per far realizzare questo trio di fotografie, mettere in campo tanta fotografia per fare in modo che la fotografia non si sentisse tanto, no? Che non fosse Sì, ingombrante. sì. Quel tipo di attenzione alla fotografia incestuosa e evoluzionista anche. Sì. Tutto qua, insomma, sono tre finestre su Milano tratte da tre negativi. Con uno scanning pazzesco, Ecco, infatti. poi con una realizzazione molto trasparente, luminosa, in modo che potessero guardare loro te piuttosto che imporsi come degli oggetti esteticamente qualunquisti, così. Tutto qua, insomma, Ecco, sembra. beh, il risultato è, devo dire, straordinario. Ti ringrazio. Grazie a te e a voi.